Il Paradiso, puntate al 24, 2, Moro di fuggire, D'Ambrosio rivede il direttore. Grandi svolte all'interno della grande famiglia del Paradiso delle Signore. Le nuove puntante. Che andranno in onda da lunedì 20 a venerdì 24 febbraio, confermano che non mancheranno le sorprese. Il viaggio di lavoro tra Ezio e Gloria si trasformerà in una luna di miele. I genitori di Stefania infatti trascorreranno insieme la notte. Intanto al grande magazzino, Gemma spronerà Clelia a farsi avanti con Perico. Quest'ultimo però cercherà in tutti i modi di fare breccia nel cuore della signorina Cipriani. Nel corso delle nuove puntate del Paradiso delle Signore, che verranno trasmesse su Rai 1 Decalitro 20 al 24 febbraio, Ezio Colombo farà fatica a presentarsi in famiglia dopo la notte di passione trascorsa insieme alla signorina Moro. L'ex direttore della ditta Palmieri sarà alquanto confuso circa i sentimenti nei confronti della madre di Stefania. Per fare chiarezza proverà a confidarsi con Vittorio. Nel frattempo la capocommessa deciderà prima di affrontare Veronica raccontando quanto accaduto durante la trasferta e successivamente di lasciare Milano per qualche settimana. Intanto al circolo, Ferdinando e Umberto continueranno a progettare una strategia per ostacolare la missione come socio di Barbieri. Tuttavia decideranno di interpellare Mattia Costa, un vecchio amico di Marcello. Nello specifico, il commendatore e il fidanzato di Ludovica, faranno in modo che il fioraio tenti un furto all'interno del prestigioso locale milanese. In questo modo il socio della caffetteria rimarrebbe fuori dai giochi. Le trame dei nuovi episodi del Paradiso delle Signore, rivelano nel dettaglio che Gloria farà di tutto per mettere Ezio di fronte ad una decisione concreta. La mamma di Stefania non avrà il coraggio di rivelare quanto accaduto alla signora Zanatta. Per questo motivo deciderà di allontanarsi dal marito lasciando la città. Qualcosa però non andrà come previsto perché il signor Colombo compirà un gesto sorprendente nei confronti della capocommessa. Nel frattempo al grande magazzino farà il suo ingresso Diletta D'Ambrosio, una giornalista che vorrà a tutti i costi intervistare Vittorio. Quando i due si incontreranno, il direttore si ricorderà di aver lavorato insieme per un'agenzia pubblicitaria. Dopo il furto avvenuto al circolo, Mattia confesserà di avere delle colpe ma il giovane Barbieri capirà immediatamente che dietro a tale gesto c'è lo zampino del commendatore. Tuttavia deciderà di aiutare l'amico consapevole di poter perdere tutto. Tale atteggiamento sorprenderà ancora di più Adelaide che piena di emozione si spingerà tra le braccia del ragazzo. La carte să rubrândurile, că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier, că baie ploaie vând niciun curcubeu. Dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, îți poți imagina că lumea e a ta și-n plus poți să sari sus, sus, sus.